Io sono l'orfano, figlio di un uomo annientatosi nel nome di un'altra identità, dello spirito di un tempo terminale, padre mio imbalsamato, assimilato fino all'ultimo residuo di paura del non essere consumato. Già una vita hai procrastinato, morte apparente che non si fa dialogo all'infuori di te. Ora vedo il tuo nuovo tra i corpi di oggi dilaniati dalla storia. Le regole di ingaggio non sono mai chiare, un tradimento, un abuso, un pestaggio, un focolaio di esseri umani rilevati dai radar, l'incendio di una tendopoli rivela il nome comune di un luogo. Se le regole di ingaggio non ci sono mai chiare, queste al contrario risultano arcinote, un silenzio, un sequestro, uno sgombero, l'infinito movimento di un corpo lince che si smarca, che è complementare a un movimento finito e segugio. Quando stringo fra le braccia questo torace, tanto minuto quanto vulnerabile, cerco di non guardarlo negli occhi. Non voglio che veda il mio male, che vi riconosca delle prove, che ne intuisca alcuna profondità, non perché il mio male sia speciale o abbia qualcosa in più di un altro, semplicemente non voglio che ne veda ancora. Dovrà fare i conti con vecchie e nuove regole di ingaggio, con l'abisso della non decisione per eccellenza, con la possibilità di divenire umano, di venire meno all'umanità, di divenire qualcosa in meno dell'umano. Occorrerà il rischio di divenire altro, altro per cui sarà valsa la pena lasciarsi guardare negli occhi da tutto quel male. Queste erano due poesie di Samir Galal Mohamed, la prima dal titolo A un padre, la seconda dal titolo Le regole di ingaggio non sono mai chiare, tratte dalla raccolta Damnatio Memoriae, pubblicato da Interlinea nel 2020. Samir Galal Mohamed è nato a Sassocorvaro nel 1989 ed è un poeta italiano di origini egiziane. La sua prima raccolta, Fino a che sangue non separi, compare in Poesia Contemporanea, dodicesimo quaderno italiano di Marcos y Marcos del 2015, poi parzialmente contenuta anche in Damnatio Memoriae. Suoi testi e interventi appaiono regolarmente in riviste cartacee e online. Attualmente vive a Milano, dove insegna filosofia e storia nelle scuole superiori. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixto.